Salve a tutti da Nicola Castiglione e benvenuti a una nuova puntata di Race Week con questo nuovo format un po' più fluido, sbrigativo e veloce. Allora, parleremo dei tre momenti clou del Gran Premio di Stiria, Gran Premio che è stato davvero poco esaltante se rapportato a quello della scorsa settimana. Iniziamo dalle qualifiche, ovvero il magico giro di Lewis Hamilton, giro che davvero ha impressionato tantissimo tutti gli addetti ai lavori, semmai ce ne fosse bisogno. Per quale motivo? Per l'enorme vantaggio che Lewis, in una pista così corta, pensate in quanto poco tempo si fa un giro, quindi così veloce, ecco il vantaggio che Lewis ha accumulato sul secondo, un distacco abissale, un secondo e due, soprattutto se teniamo conto che il secondo si chiama Max Verstappen, ovvero un pilota che sull'acqua non ha bisogno di presentazioni, uno che vola, uno tosto sempre, sia sull'asciutto che sul bagnato. Ebbene, Lewis ha fatto una delle sue magie ribadendo ancora una volta di più, semmai ce ne fosse bisogno, che tutte queste vittorie, tutti questi titoli non sono arrivati per caso. Indubbiamente è il pilota che sta contraddistinguendo la sua epoca, un pilota che è cresciuto tantissimo, a cui, come ha detto la mia amica Nicoletta, la giornalista più conosciuta come la ragazza del motorsport sui social, su Instagram in particolare, è dopo la batosta subita da Rosberg è riuscito ad entrare in un'altra dimensione, concentratissimo e sempre molto 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 concreto. Secondo momento clou della gara, il contatto tra Leclerc e Verstappen. Davvero non ci voleva in casa Ferrari. Lo vediamo, questa è curva 2, cioè il primo tornante, siamo ai 100 metri, quindi già le macchine iniziano a staccare, soprattutto al primo giro, che sono tutte raggruppate. Questo che vedete è Sebastian Vettel, quello dietro è Charles Leclerc, partito meglio del tedesco anche grazie alle gomme a banda rossa, più morbide, più grip, più motricità. Ebbene, Leclerc vede un piccolo spiraglio, gli si infila dentro con tutta la macchina, ma non c'è spazio. La sua macchina andrà addosso a quella di Vettel, rompendogli l'alettone posteriore, e lui invece danneggerà l'alettone anteriore, ma soprattutto il fondo della macchina, che renderà il tutto inguidabile. Un vero peccato, una mossa un po' avventata da parte di Leclerc, che ha visto sì un piccolo spiraglio, ma si è buttato dentro, ma non ha considerato che Vettel, dall'altro lato, alla sua sinistra, aveva delle altre vetture che stringevano verso l'interno della curva, e questo non gli ha permesso di evitare la macchina del compagno di squadra, macchina che tra l'altro non si aspettava neanche di trovare lì. Ecco, una debacle in casa Ferrari, un vero peccato. Qui lo vediamo meglio dall'onboard camera. Questo è Perez che è dovuto andare largo, ma guardate un attimino, pam, il contatto che c'è. Vettel stringe la curva per Leclerc, non c'è spazio e non ce ne doveva essere. Con la sua vettura sale col posteriore sull'alettone del tedesco, danneggiando irreparabilmente tutte e due le macchine. Il pilota monegasco poi si scuserà con tutti, col tedesco, con la squadra, con i tifosi, perché riconosce l'errore. Un peccato, però diciamo che è un bene che sia successo in questo momento della stagione, dove i due piloti si sarebbero giocati massimo una sesta posizione. Non penso più avanti, in un Gran Premio privo di safety car, così diverso da quello della scorsa settimana, che non ha regalato affatto spettacolo. Terzo momento clou, si torna di nuovo a parlare di Lewis Hamilton. Qui vediamo ancora la vettura danneggiata, la Ferrari numero 5. Lewis Hamilton che sul podio fa ancora parlare di sé. Il pilota inglese si è fatto portavoce di una campagna molto importante contro il razzismo e sul podio ha voluto dare un segnale importante, un ulteriore segnale che sta trascinando tutta la Formula 1 a muoversi, tutto il mondo della Formula 1 a muoversi
concretamente verso dei problemi importanti. Noi tutti guardiamo questi campioni, ne siamo influenzati, ebbene, sarebbe una cosa buona che ci influenzassero come sta facendo Lewis, dimostrando grande carisma in maniera positiva. Chiudo questa puntata di Race Week dedicata al Gran Premio di Stiria elogiando dei miei piloti. Ecco, qui ne abbiamo uno, si chiama Giuseppe Fisichella e lo scorso weekend ha debuttato nella classe 100, come potete vedere, a soli 12 anni. Ebbene, è stato veramente bravo. Ma abbiamo avuto altri due debutti importanti in pista, contrassegnati da delle belle prestazioni. Quella di Salvo Laspina, che è andato veramente forte al suo primo vero appuntamento in pista. Qui siamo sul cartodromo Gilles Villeneuve di Pergusa. E poi quello di Francesco Calabrese. Francesco Calabrese da poco con noi ha già fatto vedere delle bellissime cose al simulatore e si è pienamente confermato in pista. Grande sia per quel che riguarda la pulizia di guida che le prestazioni. Infine una nota d'elogio va ai ragazzi della 200 Giri Endurance che hanno disputato un altro appuntamento e che hanno regalato davvero tanto tanto spettacolo, in particolare ad andar forte in questo terzo appuntamento di questa particolare competizione sono stati gli equipaggi di Thomas Calvagni e quelli formati da Alfio Spoto e Giuseppe Gulisano, nel primo caso pilota singolo, nel secondo caso una coppia di piloti a formare appunto un equipaggio. Hanno recuperato tantissimo sul resto del gruppo e si sono ben messi in vista della chiusura della competizione del campionato. Anche per questa puntata di Race Week è tutto. Se volete ulteriori e molti più dettagli sul Gran Premio, sul mercato e via discorrendo, andate sul nostro profilo Instagram, Selezione Nazionale Piloti, dove ci sarà una live che troverete sui GTV, davvero molto molto interessante, in compagnia di un ospite d'eccezione, ovvero Nicoletta, la giornalista che spopola sui social, meglio conosciuta come la ragazza del motorsport. Abbiamo realizzato una live sul Gran Premio, parliamo di questo incidente, parliamo di Hamilton, parliamo di mercato piloti, davvero molto 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 interessante, per i veri appassionati è davvero una chicca. Ah, mi raccomando, seguite anche Nicoletta. Bene, è tutto per questa puntata di Race Week, ci rivediamo la prossima settimana col Gran Premio d'Ungheria. Da Nicola Castiglione, ripeto, è tutto, mi raccomando, seguiteci sui social, e mettete un like a questo video, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!